ci sei tu, ogni mattina solo tu. Tu non mi guardi, ma tra mille ragazze esisti solo tu. È l'Italia del boom economico, il bel paese viaggia forte e la città di Prato ha un motore straordinario nell'industria tessile. Nel 1964, verso la fine dell'anno, nasce un progetto importante legato ad un'azienda laniera destinata nel tempo. L'azienda laniera Filotex investe nel ciclismo, un amore da sempre dei pratesi. Ci tenterò, coraggio mi farò e tutto il mio amore dirò. Wow, wow, wow. Ogni mattina ci sei tu. Il commendatore Edo Gelli, insieme ai soci dell'azienda, decide di investire in modo massiccio nel mondo del ciclismo su due basi. Viene convocato il dottor Giambene, che deve costruire il progetto. Un progetto ambizioso, 10 anni di grandissimi successi. Si convoca il numero uno, giovanissimo, dei direttori sportivi, Valdemaro Bartolozzi, ma soprattutto si ingaggia il numero uno già a quei tempi, 25 anni, classe 1940, Franco Bitossi, che sarà uno dei plurivittoriosi poi nella storia di questo sport. Da Prato in 10 anni passano molti dei migliori, con Bitossi, Colombo, Mugnaini, Poggiali, Fabbri, Chiarini, Grassi, Ziglioli, Bergamo, Ritter, Della Torre, Spinelli, Fuchs, Cavalcanti, Caversasi, per arrivare poi a Francesco Moser. Memorabile la fotografia dei quattro fratelli di questa straordinaria dinastia trentina di ciclisti, con Aldo, dopo 19 anni di professionismo, aspetta il fratello Francesco per farlo passare professionista, proprio con la Filotex. Si culmina nel 1975 con il campione trentino in maglia gialla al Tour de France. Questa è la Filotex, 10 anni di straordinari successi.